Dopo aver dato un'idea nel video precedente di che cosa Hegel intenda con l'espressione certezza sensibile, cerchiamo adesso di vedere qual è il movimento dialettico che porta la coscienza della certezza sensibile a rendersi conto del suo errore, cioè a rendersi conto che quella conoscenza, quella Erkenntnis, no? Che a lei sembrava essere così ricca di contenuto, sia in realtà una conoscenza assai povera, anzi sia addirittura la conoscenza più astratta e più povera, dice Hegel, cioè la conoscenza dell'universale, la conoscenza dell'universale inteso nella sua massima astrazione, cioè come puro essere. Quando la coscienza interrogata enuncia quello che vede davanti agli occhi, non sa dire altro che questo è, cioè questo esiste come certezza sensibile davanti a me. Ma questa affermazione, appunto, cioè l'enunciare, il proferire, dice Hegel, il puro essere della certezza sensibile, di ciò che qui e ora è presente davanti al mio sguardo, questo stesso dire, questo stesso proferire il contenuto, l'oggetto della certezza sensibile, fa sì che appunto la coscienza si renda conto che in realtà dire il puro essere equivale a dire nulla, così come Hegel ci mostra in attraverso una bella immagine, l'immagine della pura luce, delle pure tenebre. La pura luce, nella pura luce non si distingue nulla, no? Chi vede non vede nulla né nella pura luce né nelle tenebre più assolute. La famosa notte dove tutte le vacche sono nere era una frecciatina polemica all'assoluto di Schelling, l'assoluto che veniva concepito da Schelling proprio come questo, diciamo così, essere in cui non si distingueva nulla, no? Un puro essere che non contiene però dentro di sé alcuna differenza. Hegel polemizza contro questa concezione dicendo appunto che ciò che non si distingue, ciò che non ha la differenza in se stesso, non può essere neanche enunciato, o meglio, di questo puro essere, di questo assoluto, non possiamo dire altro, esso è. E dicendo esso è, però, è come se noi dicessimo esso non è nulla, proprio perché nel puro essere non vi sono differenze, così come nella pura luce non vediamo nulla, il puro essere non ci fa conoscere nulla della realtà. Equivale, in un certo senso, alle pure tenebre, nelle quali non distinguiamo nulla, la famosa notte dove tutte le vacche sono nere. Il movimento dunque che la coscienza fa per rendersi conto che che il suo sapere è il sapere più astratto, che tuttavia è anche un movimento che la conduce a un punto più alto, perché il fatto di comprendere che l'oggetto del mio sapere è comunque l'universale, è comunque un concetto, è comunque non un qualche cosa di assolutamente indipendente dal pensiero, perché un universale, appunto, in un certo senso, è toccato dal pensiero. Non esiste l'albero, no? Non esiste l'albero come concetto. L'albero è una parola che ha un significato. Ora, le parole, il linguaggio, i significati non sono, per così dire, cose del mondo che non hanno nulla a che fare con la coscienza e con il pensiero, come se ci fosse una distinzione netta tra pensiero ed essere, ma le parole, il linguaggio, i significati e dunque il sapere è sempre il sapere della coscienza, è sempre in qualche modo, come dire, toccato dalla coscienza, ha sempre l'impronta della coscienza. Dunque, ma vediamo
un po' nei particolari qual è questo movimento che porta la coscienza della certezza sensibile a rendersi conto che il suo oggetto non è quello che essa credeva, non è quello che essa opinava, cioè una singolarità immediatamente presente davanti a me, un qualche cosa di sensibile, una visione del mondo che io acquisto immediatamente perché la vedo, perché la tocco, perché la sento, eccetera, eccetera. E questo movimento parte, diciamo così, da una domanda. Ciò che la coscienza sa è un puro questo. Coscienza dapprima dice questo è, si limita, diciamo così, alla enunciazione del puro essere di ciò che essa ha di fronte. Ma che cos'è il questo? Dice Hegel che il questo ha una duplice forma. Il questo è sia il qui sia l'ora. Quando io dico questo è davanti a me, intendo dire appunto questo è qui in un luogo davanti a me, in questo preciso momento. Quindi diciamo così, gli elementi costitutivi, Hegel dice le forme, no? In cui si articola il questo è l'ora e il qui. Dobbiamo a questo punto rivolgere alla coscienza la domanda: ma che cos'è l'ora? Che cos'è l'ora che tu opini? No? E la coscienza risponde un po' ingenuamente: l'ora è la notte. Ecco, questa risposta contiene già in sé il dubbio, quel dubbio che farà appunto tornare la coscienza sui suoi passi e farà sì che essa si renda conto che il suo oggetto, come dicevamo prima, come abbiamo ripetuto più volte, non è il singolare della certezza sensibile, ma è appunto l'universale del concetto. Infatti, se io dico l'ora è la notte, vengo subito smentito quando fa giorno. Questa frase che mi sembrava in quel momento essere una frase assolutamente certa, che conteneva la più certa delle verità, è questa stessa frase, quando io la pronuncio il giorno dopo, all'alba, dice Hegel, è una verità stantia, cioè si mostra come un'affermazione falsa. E tuttavia, che cosa resta? In queste frasi, l'ora è il giorno, l'ora è la notte, l'ora è il pomeriggio, resta evidentemente l'ora, cioè resta evidentemente il concetto dell'ora, del momento preciso in cui io enuncio queste frasi, che è sempre comunque un ora, no? Al maschile. Itz, dice Hegel, cioè l'ora come momento in cui io enuncio queste cose, enuncio queste frasi, faccio queste enunciazioni. Quindi l'ora è un concetto universale. È un concetto universale che io non posso vedere, che non entra, diciamo così, nel raggio della mia percezione sensibile, ma è qualcosa che io intendo con il pensiero, è dunque un oggetto del pensiero, è dunque un concetto, è dunque un universale, non esiste come cosa sensibile l'ora, io non lo vedo l'ora, non lo tocco, no? Ma è appunto un significato che io attribuisco di volta in volta a questo momento del giorno, a questo momento della notte, eccetera, eccetera. Dunque ciò che permane in questa certezza sensibile non è né la notte né il giorno, ma è appunto l'ora. Non è quindi l'oggetto sensibile che io credo di cogliere immediatamente attraverso i sensi, ma è invece il concetto universale dell'ora che, diciamo così, è applicabile come concetto, come significato a qualsiasi momento del giorno e della notte. Vediamo adesso che, dopo aver acceso la luce, perché il video, come avete notato, si sta facendo quasi indistinguibile, no? Stiamo andando verso la situazione della notte dove tutte le vacche sono nere, quindi interrompiamo il video a questo punto
e accendo la luce e poi lo riprendiamo tra poco. Bene, adesso va meglio, c'è un po' più di luce, non la pura luce, ricordatevi, perché nella pura luce non si distingue nulla. E stavamo parlando dell'ora. L'altro elemento, l'altra forma in cui si presenta il questo è il qui. Abbiamo detto che ciò che è davanti a me, ciò che è immediatamente presente al mio sguardo, evidentemente è presente in questo momento e è presente qui in questo luogo. Ma anche con il qui le cose non vanno meglio. Anche il qui non è una semplice presenza del singolare davanti a me, ma anche il qui è un concetto universale. Anche per il qui posso dire quello che ho detto per l'ora. Il qui non è un oggetto che io posso vedere, che io posso toccare, no? Qualche cosa che è sensibilmente presente davanti a me, ma il qui è un concetto, il qui è un pensiero, è un significato che io posso attribuire a qualunque oggetto della mia esperienza sensibile. Quindi io posso dire qui è un albero, qui è una casa, eccetera, eccetera. Ma proprio questo poter dire il qui, poter pronunciare, poter attribuire il qui a diversi oggetti della mia esperienza sensibile, mostra che anche il qui dilegua come l'ora. Se io prima dicevo l'ora è la notte, ma poi ero costretto a dire l'ora non è la notte quando faceva giorno, oppure l'ora è il giorno, ma l'ora anche non è il giorno perché adesso è notte, e voi capite bene che questa negazione, questo negare ciò che prima mi sembrava evidente, introduce appunto un elemento, dice Hegel, di mediazione. Quindi ci fa capire che l'ora non è né il giorno né la notte, o meglio può essere sia il giorno che la notte. Allo stesso modo il qui, se io dico qui è un albero, poi mi volto, dice Hegel, e non vedo più l'albero ma vedo la casa, evidentemente dovrà dire qui non è più un albero. Il qui non è più un albero, qui non c'è più un albero ma c'è la casa. E poi magari esco fuori di casa e dico qui non c'è né l'albero né la casa ma c'è un bel prato verde, no? E così via. Quindi vedete che il qui, diciamo così, si presta ad essere predicato di più cose, quindi non possiamo dire che ciò che si presenta davanti a me sia caratterizzato come un qualche cosa di affermativo. È certamente affermativo, certamente è vero dire qui è un albero, ma è altrettanto vero se io mi volto dire qui non è più l'albero ma qui è una casa. Quindi, ripetiamo, il qui non è un oggetto semplicemente presente davanti a me, ma è appunto un concetto universale. È un concetto universale, è qualcosa che io posso attribuire, no, indifferentemente sia all'albero sia alla casa, non è qualcosa di sensibile, no, che è immediatamente presente davanti a me, e dunque questo mostra alla coscienza della certezza sensibile che l'oggetto del suo sapere, ripetiamo, non è un qualche cosa di sensibile, non è qualche cosa di singolo, di sensibile, che io conosco semplicemente perché lo vedo, perché lo tocco, perché lo assaporo, eccetera, eccetera, ma è invece un universale, è invece un concetto. E dopo che la coscienza, diciamo così, ha dovuto ammettere questo suo errore, e cioè che il questo nella sua doppia forma dell'ora e del qui è un universale, essa cerca in qualche modo di correre ai ripari, cioè la coscienza è come se volesse mantenere la sua certezza sensibile, no? Diciamo che l'oggetto le è sfuggito dalle mani, ma essa cerca di tenerlo fermo a questo punto. Non può tenerlo fermo dicendo, predicando dell'oggetto il puro essere, non può tenerlo fermo dicendo semplicemente ecco l'oggetto è perché è qui davanti a me. E allora che cosa fa la coscienza? Se prima aveva in qualche modo ritenuto l'oggetto come l'essenziale,
vortice Hegel e se stessa come l'inessenziale, adesso cerca al contrario di, come dire, trasferire l'essenzialità su se stessa e dall'oggetto. Cosa vuol dire? Vuol dire una cosa molto semplice, no? Hegel ce lo spiega molto bene con un esempio. La coscienza che scopre che l'oggetto in qualche modo le sfugge dalle mani con questa dialettica del questo, del qui e dell'ora, cerca allora di dire: beh, l'oggetto è perché io lo vedo, non perché esso è semplicemente presente davanti a me. Quindi questo vuol dire, quando Hegel dice la coscienza a un certo punto trasferisce, dice, non è più l'oggetto ad essere essenziale, ma è la coscienza che è essenziale, è l'io che è essenziale rispetto all'oggetto, no? Prima l'io era inessenziale, nel senso che la coscienza riteneva che l'oggetto comunque restava indipendente davanti a lei, che l'oggetto del suo sapere era già completo in se stesso, che non aveva bisogno, diciamo così, di essere percepito. Ora la coscienza cerca in un certo senso di, come dire, di mantenere questa sua certezza, trasferendo, per così dire, dando maggiore importanza a lei che non all'oggetto che ha di fronte. Hegel dice che prima la coscienza ritiene l'oggetto come essenziale e lei come inessenziale. Adesso che la coscienza si è resa conto che l'oggetto, il suo oggetto, non è quello che essa credeva, cerca di mantenere la sua certezza e ritenendo lei come essenziale e l'oggetto come essenziale. Cosa significa questo? Ma significa, lo dice in una frase molto, molto semplice Hegel, significa semplicemente che la coscienza dice a un certo punto: l'albero c'è perché io lo vedo. Quindi vedete, l'albero non è più così indipendente rispetto all'io che lo vede, no? Ma in un certo senso dice: io vedo l'albero e quindi l'albero c'è perché io lo vedo. È un po' la posizione, dice Gianni Ippolite di Protagora, questo filosofo greco, a cui viene attribuita la famosa frase: l'uomo è misura di tutte le cose, cioè le cose in qualche modo sono e così come io le vedo, così come io le sento, così come io le assaporo, no? Per uno quel determinato cibo è dolce, per un altro è amaro. Quindi tutti hanno ragione: il cibo è dolce perché io lo sento dolce, ma è anche amaro perché quell'altro lo sente amaro. Possiamo interpretare così questo passaggio in cui Hegel sostanzialmente dice che la coscienza, che non può più mantenere, diciamo così, la sua posizione considerando l'oggetto come essenziale, l'io è essenziale, l'oggetto è inessenziale e quindi in un certo senso io posso continuare ad essere certo di quello che vedo proprio perché io lo vedo. Quindi dire l'albero c'è perché io lo vedo, il miele è dolce perché io lo sento dolce, eccetera, eccetera, equivale in qualche modo per la coscienza al tentativo di mantenere il suo sapere, la sua certezza. Ma anche qui si presenta lo stesso problema che si presentava prima per il questo, il qui e l'ora, e cioè anche l'io non è un io singolo. Non è un io singolo perché appunto io posso dire io di me che sto assaporando questo miele, ma il miele può essere assaporato anche da un altro io. E questo altro io può dire che il miele magari non è così dolce come io lo sento, ma addirittura può dire che il miele è amaro, se magari sta male, se ha qualche malattia. L'io dunque non è una singolarità, ma è anch'esso un concetto universale. È un io universale e dunque, come io universale, la coscienza della certezza sensibile
E anche in questo caso non può pretendere che il suo sapere sia il sapere della singolarità, che il suo sapere in qualche modo abbia la garanzia di essere il sapere di questo oggetto immediatamente presente davanti a me. E evidentemente, se l'io è un io universale, se vale tanto il mio sapere quanto il tuo, se sia io che te siamo due io, se ci sono una molteplicità di io che vedono le cose in maniera diversa, proprio come dice Protagora, l'uomo misura tutte le cose, e evidentemente questo sapere, la certezza sensibile, non ha nessuna garanzia, se non una garanzia, diciamo così, limitata al mio sentire, limitata appunto al mio io singolo. Ma l'io singolo, ripeto, non c'è. Anche quando io dico l'io singolo, io sono un io singolo, ma un io singolo sei anche tu. Vedete che qui c'è il potere divino del linguaggio, come dice Hegel, il potere divino del linguaggio è un potere universalizzante. Il linguaggio e dunque il sapere, che il sapere si esprime evidentemente attraverso il linguaggio, è sempre un sapere universale, quindi non può mai dar conto della singolarità. Anche quando io dico il singolo, questo singolo oggetto davanti a me, evidentemente non sto dicendo il singolo, ma sto dicendo sempre qualcosa di universale, perché posso dire questo singolo oggetto davanti a me di qualsiasi oggetto che cada sotto la mia esperienza. A questo punto la coscienza, diciamo così, si spara l'ultima cartuccia, no? E cioè non parla più.